Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, affamati di notizie per Fortnite Android. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Abbiamo delle belle news, belle fresche che ci arrivano direttamente dal blog di Epic Games. Si sono finalmente sbilanciati ragazzi, ci hanno dato qualche dritta, qualche, sapete come sono quelli di Epic Games che ti danno quel qualcosa che così tu dici porca, dico la porca. Ragazzi, hanno praticamente rilasciato nel loro blog personale un testo lunghissimo dove spiegano tutte le novità che ci saranno per Fortnite Mobile su iOS. Sistemeranno ragazzi l'interfaccia, quindi metteranno delle interfacce personalizzate per ogni singolo giocatore, visto che è una cosa che loro dicono gli abbiano scritto in tantissimi. Ovviamente ragazzi non poteva mancare la possibilità di utilizzare finalmente una chat vocale. È una cosa che manca assolutamente nella versione mobile per Fortnite, quindi loro garantiscono che arriverà anche la chat vocale. Tra l'altro sistemeranno anche tutti i comandi di gioco, li metteranno in modo che sia più semplice per l'utente, per il giocatore, interagire proprio con il gioco. Quindi ovviamente tasti completamente personalizzabili, ma probabilmente delle caratteristiche che adesso non sono presenti e che faciliteranno il gameplay di tutti noi. Ovviamente ragazzi, cosa per ultima ma non meno importante, ci tengono a precisare che ci sarà una dimensione ridotta del file di gioco principale e anche di tutti quegli aggiornamenti che arriveranno con il passare del tempo, quindi anche i dispositivi che hanno poca memoria potranno senza nessun problema avere il gioco aggiornato. Miglioreranno anche le prestazioni garantendo una velocità di gioco maggiore, un frame rate più pulito, quindi una visibilità migliore e un gameplay ovviamente ottimale. Per chiudere tutto il discorso di Fortnite iOS, ci garantiscono che sistemeranno anche la stabilità di gioco. Beh ragazzi, quello che tutti volevamo aspettarci però arriva proprio adesso. Hanno ufficialmente aperto, e qua dicono ufficialmente aperto, quindi ci veniamo un po' da chiedere, ma quindi fino adesso hanno fatto niente per Android o devono solo fare una conversione per Android da iOS? Questo io non lo so ragazzi. Fortnite Android arriverà nell'estate 2018. Era quello che ho sempre detto io, sempre supposto, diciamo, con tutte le informazioni che ho trovato in giro per la rete. Oggi arriva la conferma da parte di Epic Games. Fra penso massimo 2 mesi avremo Fortnite sui nostri dispositivi Android. Beh ragazzi, questa era una notizia che non potevo non darvi. Vi ricordo di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video, di condividerlo con tutti i vostri amici, perché in questo canale tutte le news di Fortnite e di Fortnite Mobile sono sempre belle fresche, belle fresche! Noi ci vediamo in live! Ciao!